Alle volte penso sul serio di aver sbagliato qualcosa nella scelta del mio lavoro. Beh, la mia non è soltanto un'opinione, diciamo, esagerata, va, mettiamola così. È che semplicemente mi rendo conto che quando si fanno delle scelte, quando si lavora in un determinato sistema, un determinato campo, le scelte che noi facciamo ci portano ad inevitabili conseguenze. Ed è per questo che sono le 8:45 del mattino di domenica e io sono in ufficio a lavorare. Perché ho fatto questa premessa? Beh, perché la vita del freelance, dell'imprenditore, come volete chiamarlo, è divertente ed è bella ed è amata da tanti o osannata da tanti semplicemente perché può prendersi dei giorni di pausa, dei giorni di ferie quando vuole. Questo è vero, ma è vero anche il fatto che poi deve recuperare perché se non lavora la pagnotta a casa non la porta ed è per questo che io sono in ufficio di domenica perché ho preso un giorno di pausa venerdì e sabato, 2 giorni di pausa venerdì e sabato e quindi oggi sono costretto a dover recuperare quello che non ho fatto venerdì e quello che non ho fatto di sabato. E anche vero che mi è andata bene perché dovevo. Mi si è incastrato un appuntamento lavorativo di domenica, quindi mi ritrovo nel punto giusto, nel momento giusto. Ed è con questo intro che voglio introdurvi a quelli che saranno dei cambiamenti che già ho annunciato un po' di tempo fa all'interno di questo canale YouTube che sto meditando da tanti mesi, ossia quello di una riorganizzazione. Ho provato più volte a fare questa riorganizzazione e ci sono riuscito davvero poche volte, cioè quando ci ho provato poi non ci sono riuscito ed è per questo che è arrivato il momento di mettere sulla riorganizzazione, di spiegarvela un pochino. Come avrete fatto caso, quello che faccio ora su questo canale YouTube è organizzare, mostrare video di tantissime tipologie diverse. Sul mio canale ho un pubblico che siete voi abbastanza diviso, c'è chi vuole dei consigli pratici sui software, diciamo, detta volgarmente, ama i tutorial. C'è un'altra fetta di pubblico che ama i consigli tecnologici, un'altra fetta di pubblico che ama i consigli o le mie opinioni riguardante le camere fotografiche. E non solo, diciamo che possiamo accorpare in queste tre macro aree le persone, voi, il pubblico, sono riuscito almeno a ragionare ad accorpare in queste tre macro aree. E poi c'è chi è amante della quarta macro area, di quello che mi accade, o meglio, non quello che accade a me come persona, perché la mia vita non è assolutamente delle più interessanti rispetto a tanti altri che ci sono sul web, ma semplicemente perché faccio un mestiere che vorrebbero fare in tanti e quindi conoscere un piccolo spaccato di quel mestiere forse può aiutare a qualcuno. Ed è proprio per questo che nasce questo primo video che state vedendo, che fa parte della categoria dei vlog. Sì, è un racconto dove parliamo faccia a faccia, dove se riesco a raccontarvi quello che faccio, meglio così vi introduco a quella che è questa vita, questo mondo particolare. Come vedete, già ho fatto qualche piccolo cambiamento all'interno del mio ufficio. Non so se qualcuno si ricorda dei vecchi video, delle vecchie inquadrature. In questo lato qui c'era la scrivania, adesso la scrivania è fronte alle finestre. Perché il cambiamento non è, il cambiamento è una delle forme per non stancarsi mai. Il continuo cambiamento dell'environment, quindi del posto dove si lavora, non l'ufficio, che prendi e te ne vai e cambi ufficio, ma spostare le cose aiuta tantissimo i processi mentali a non abituarsi, quindi ad adattarsi sempre in continuazione. Ed è una cosa fondamentale. Ed è per questo che volevo mostrarvi questo piccolo spaccato. E poi invece sono i cambiamenti, quelli necessari, che sono i cambi di attrezzatura. Nel mio caso, ad esempio, ho fatto dei cambi con le camere con cui giro. Poi sto testando una camera della Fujifilm, la X-T3, che probabilmente, in un altro format come vi ho parlato, dove parleremo solo e esclusivamente di camere, lì andremo ad analizzarle e vi darò quelle che sono le mie opinioni. Giusto per darvi un'idea del perché secondo me ho sbagliato lavoro, è questa. Allora, come vi dicevo, sono le 9 del mattino di domenica, ma sono qui dalle 7 del mattino perché oggi dovevo mettere a processare il computer a realizzare dei proxy. Chi è un pochino del mestiere sa che cosa sono i proxy, sono delle versioni più leggere dei file per poter montare e lavorare. Il problema è che sono una quantità ab enorme di proxy per due progetti differenti. Il primo sto copiando i file da un hard disk,
del cliente al mio e sono circa 300 giga, quindi ci vuole un bel po' di tempo. Il problema è che questo video deve essere pronto entro stasera, mentre nel primo pomeriggio verranno in ufficio da me una montatrice con il regista di un documentario al quale io curerò la post-produzione. Post-produzione intesa come color correction, gestione dei processi. E quindi, dato che faccio la gestione dei processi, sto provvedendo alla provvedendo a processare quelli che sono i proxy per permettere a loro di lavorare più fluidamente con i software di montaggio. E quindi mi tocca praticamente sono dalle 8 meno 20 ad attendere e mi guardo i Griffin. Mentre qui fai i proxy, qui sono i fazzoletti perché sono all'allergia, qui mi guardo i Griffin. E questa è la mia nuova postazione. È un po' errata e sbagliata perché in teoria non bisognerebbe lavorare con le finestre dietro, ma c'era bisogno di un cambiamento e questa era l'unica posizione possibile. Non me ne pento, anzi, mi sento abbastanza a mio agio. Certo, la luce negli occhi dà un po' fastidio, ma è un cambiamento che ci voleva. Anche perché sono ben illuminato quando faccio video. Tranne per il fatto che ho l'iMac davanti a me proprio, quindi. Ah, e tra le altre cose, vi devo parlare di questo. Io ho cambiato computer di nuovo e dovrei aver registrato una clip proprio di quello, di quando ho cambiato il computer e del perché. Perché se voi sapete, io ho fatto un PC circa a novembre e ne ho parlato anche con voi. Poi a un certo punto ho deciso di prendere questo, che è un iMac Pro. Però ve ne parlo perché ho registrato delle clip. È un giorno molto uggioso, fuori, no, non è uggioso, c'è tanto sole, c'è tanta luce in verità, perché siamo a maggio e c'è un sole strano perché c'è il cielo completamente coperto. Parlo a bassa voce per non disturbare i miei colleghi dall'altro lato. E in questo giorno di fine maggio, si è concluso un piccolo percorso che oggi voglio raccontarvi. Mi sono accorto di aver fatto una scelta probabilmente sbagliata per me. Stanno facendo i lavori fuori dalle nostre finestre. E questa scelta è stata il puntare su una workstation PC. E quindi ho deciso di fare un cambio. Ed oggi arrivato. E dato che non ce la faccio a resistere, lo sballiamo. Ora, voi vi domanderete perché allora dici di aver sbagliato lavoro? Beh, innanzitutto, questo video dura da 3 mesi in pratica. Mettendo insieme tutte le clip mi sono reso conto che l'ho cominciato a maggio e lo termino a luglio. Quindi vuol dire che qualcosa c'è che non va. O meglio, qualcosa va riorganizzato e riadattato. Voglio concludere questo video perché altrimenti si protrae un pochino troppo tempo nel tempo. Forse gioco di parole sbagliato. Sono passati 3 mesi da quando ho avuto l'idea di cominciare di raccontarvi questa cosa, il fatto che penso di aver sbagliato lavoro. In realtà non è che penso di aver sbagliato lavoro, che semplicemente mi sono reso conto che il tipo di lavoro che faccio, mi porta a fare determinate scelte che non sempre sono consone o quelle che io voglio, ma mi sono anche reso conto che poi crescendo, avendo una certa età, avendo un'impresa, avendo una società, un'azienda, un ufficio, ho delle responsabilità e queste responsabilità e di queste responsabilità me ne devo far carico. Dico di aver sbagliato lavoro perché il mio lavoro ci sono dei momenti e dei periodi che non mi dà il tempo di dedicarmi a quello che a me piace. Ad esempio, non riesco a dedicare abbastanza tempo al canale YouTube. Ed è per questo anche che ho voluto fare questo video, per giungere a questa conclusione. Sono settimane, oggi che parlo, che è il 15, il 16, il 17 luglio, se non vado errato, ho perso anche il conto dei giorni. Sono diverse settimane che non riesco a pubblicare contenuti perché non riesco a crearli, non ho il tempo materiale. E YouTube, caricare contenuti, creare intrattenimento, creare
materiale che può essere usufruito da qualcun altro, per me era un, io lo chiamo sfogo, quindi un qualcosa da fare extra lavoro, anche se poi si avvicina un pochino tanto rispetto al lavoro che faccio, ma era una cosa che a me, è una cosa che a me piace tantissimo ed è una cosa che voglio e voglio continuare a fare, perché mi rilassa. Sì, sembra strano dirlo, ma mi rilassa in un certo senso. E poi perché faccio tanti unboxing, compro tante cose, mi inviano tante cose, cerco di provarle tutte, cerco di parlarvene sempre. Infatti usciranno presto dei video dove ho provato diverse camere. E per esempio ho ricevuto questi auricolari dalla Vigoran, che ho fatto, mi sono fatto l'unboxing, li ho testate. Sono degli auricolari in ear Bluetooth che non possono sostituire naturalmente le AirPods, ma sono un ottimo prodotto per chi non vuole spendere tantissimi soldi. Vedete perché dico che ho sbagliato lavoro? Perché ho il telefono che non smette mai di squillare, mai. Sono 2 settimane, forse anche 3, che il telefono non smette mai di squillare, quindi non ho materialmente mai il tempo di parlare, cosa che a me piace fare. Beh, dicevo, ho ricevuto questo paio di cuffie, l'ho provato, io utilizzo normalmente le AirPods, sono bellissime le AirPods, questi qua sono degli auricolari davvero interessanti, non costano tanto, ve li linko qui in descrizione, sono in ear, hanno i pulsantini per essere controllati, hanno una batteria da 3000 mAh che dura tantissimo e potete ricaricarci, potete anche utilizzarla come batteria per caricare il telefonino. Volevo fare questo piccolo unboxing perché le ho provate, perché non devo parlarvene. E poi in questi 3 mesi, per concludere, ho cambiato tante cose. Come vedete, ho cambiato un'altra volta il set in cui giro. Non so se già l'ho spiegato, ma sto per ristrutturare casa, quindi il mio set è sempre in continua evoluzione e quindi ho dovuto ristrutturare tutto un po' per l'eco, e spero che non si senta l'eco perché ho lavorato strenuamente per eliminare l'eco, un po' perché nulla, devo muovermi e spostarmi in continuazione, infatti non so gli altri video poi nel prossimo futuro da dove mi vedrete. Insomma, spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia raccontato, vi abbia mostrato quello che ho fatto in questi 3 mesi, le mie spesucce, va, mettiamole così se le vogliamo chiamare tali. Se vi sono piaciute queste cuffie ve le linko qui sotto in descrizione, così potete andare a dare un'occhiata perché sono interessanti. Per chi fosse curioso della configurazione del mio iMac Pro, me lo faccia sapere qui sotto con un commento, che ne facciamo un video dedicato dove vi spiego la configurazione che ho fatto e la determinata scelta che ho fatto, come ho scelto di configurare il tutto. Insomma, io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi gli altri video che ritornerò a fare, ve l'ho promesso. Anche ad inizio video vi ho spiegato come sto riorganizzando quelle che saranno i format che utilizzerò per pubblicare i video sul canale. Questo è un vlog, quindi penso che si sia ampiamente capito. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina, così non vi perderete assolutamente nulla. Inoltre seguitemi su tutti gli altri social, perché ad esempio chi è appassionato del mio mestiere, quindi di come mi muovo nel mio ambito professionale, su Instagram posto fotografie, contenuti e stories quando lavoro, mentre lavoro, di cose. Sono un pochino diverso su Instagram, non vi spiego, ma vi faccio vedere la mia vita, quindi vi faccio vedere quello che faccio realmente. Quindi se siete interessati, seguitemi anche lì. C'è una pagina Facebook, presto nascerà un progetto di cui non posso parlarvi, ma è molto interessante. Bene, cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente in un nuovo video.